Allora, buongiornissimo caffè. In questo nuovo video non lo vedete un cazzo, ma sono qui, sono in questo nuovo video, signore e signori miei, per parlare di Napoli. Anzi, Parma Napoli. Devo uscire fuori qua e prendermi una sedia per parlare. No. È un po' un casino. Quindi io gentilmente mi metto qua fuori perché ho ospiti a casa. Mi devo piazzare a parlare. Allora, che partita è stata questo Parma, signori? Un primo tempo, prima partita di Serie A, questo primo tempo, ragazzi, veramente una noia mortale, un continuo di passaggi, bei fraseggi, bel giro palla, però non c'è stato un tiro in porta in 45 minuti e pensavo che fosse stata una partita non diciamo che tutta la Serie A è iniziata così. Il primo sabato ieri con uno 0-0 nel Roma e un 1-0 tra Fiorentina e Torino, quindi partite con non molti gol. Pensavo che anche questa partita del Napoli sarebbe finita così, con quindi pochissimi gol, ma magari uno, due, ma magari neanche uno, perché non c'era stato neanche un tiro fino a fine primo tempo. Poi cosa succede, ragazzi? Al 60esimo circa, il secondo tempo, entra un uomo che si chiama Victor Osimhen e crea un po' di scompiglio nell'area di rigore e insieme a Lozano riescono a propiziare i due gol del Napoli. Diciamo che Osimhen ha avuto pure un paio di occasioni, ha fatto delle belle sponde, ha fatto una sponda per Insigne che ha pigliato il palo, poi ha fatto una sponda per Di Lorenzo che ha fatto anche un bel tiro parato dal buon Sepe e ha procurato il gol di Mertens andando a fare il contrasto in aria. Quindi Osimhen, ragazzi, svolta la partita, il Napoli passa al 4-2-3-1, quindi passa, il Napoli ha iniziato con un 4-3-3, questo non ve l'avevo detto. È iniziato con 4-3 con Manolas, Koulibaly, Usain e Di Lorenzo, poi centrocampo a 3 classico e attacco a 3 con Mertens falso 9, come sappiamo ormai tutti fare. Ormai il Napoli ha la formazione titolare che è quella. Poi siamo passati al 4-2-3-1 con Fabian e Zielinski titolare, è uscito Demme per Osimhen a fare la prima punta, Mertens da sottopunta, e col 4-2-3-1 si è letteralmente svoltato perché c'era molto più movimento in area di rigore, dato che la prima punta era molto più fisica e i difensori del Parma continuavano a seguire Osimhen e poi lui riusciva a creare lo spazio per andare al tiro agli altri tre piccoletti dietro. Non a caso il primo gol, quello di Mertens, viene appunto da un contrasto in aria di Osimhen che logicamente lascia libero poi l'uomo, lascia libero Mertens, e quindi Mertens riesce tranquillamente a infilare il tiro dell'1-0. Anche il 2-0 è simile, anche se il 2-0 è una giocata di Lozano che recupera palla con molta cattiveria. Anche Lozano, ragazzi, anche Lozano, io sono molto più felice per Lozano sinceramente, perché sta dimostrando che quest'anno vuole ricominciare. In questa partita almeno ha iniziato col piglio giusto, recupera palla, corre con cattiveria, tira in porta, il portiere gliela para, sulla respinta c'è Insigne che fa il 2-0 e il calcio è anche questo. Secondo tempo veramente grande partita, grande filosofia di calcio, secondo me grande giro palla, grandi giocate, alla faccia di una squadra completamente diversa dal primo tempo, grazie all'entrata di Osimhen, ma anche grazie alle sostituzioni, perché dopo entrano Lobotka, entra anche Petagna poi ha giocato da sottopunta nel finale di partita, anche lui molto bene. La partita finisce 2-0 con un Napoli che vince la prima di campionato, io sono veramente felice e vedo ottime prospettive, sono entrati 2 su 3 dei nuovi acquisti, perché ovviamente la difesa non andava toccata con Rahmani, quindi che è rimasto in panchina. E niente, secondo me il Napoli ad oggi può anche farsi la stagione così, secondo me. Manca solamente un centrocampista, perché ve l'ho detto, non voglio giocare con Palmiero come sesto centrocampista. Quindi niente, il 4-2-3-1 quindi sembra un'opzione vera, un'opzione valida, concreta, che ha funzionato fin da subito. E quindi, ragazzi, io sono soddisfatto, niente di più. Partita tatticamente perfetta, secondo me. Non si è preso gol, si è segnato, si è giocato a pallone, perfetto. Da me è tutto, ci vediamo nel prossimo mio video, sempre Forza Napoli. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima partita del Napoli. E ciao.